Buonasera, buonasera, un applauso, non vi sento. Buonasera e grazie per essere intervenuti qui questa sera. Con questo concerto concludiamo la cavalcata delle feste settembrine lancianesi. E in questi tre giorni c'è stato un bagno di folla che penso voi abbiate potuto apprezzare. Ci sono state delle feste veramente di grandissimo livello. Ieri sera a Lanciano stimavo forse in 50-60 mila persone. Questo ci riempie di orgoglio, perché Lanciano è una città, come voi sapete, molto ospitale e rivendica un ruolo importante non solo nel nostro territorio ma anche nella nostra regione. A nome del presidente Fernando Rosato dell'associazione culturale START vi porgo veramente il saluto suo personale e di tutto il suo staff, e un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale di Lanciano. In particolare vedo qui il vice sindaco Giacinto Verna, grazie, un applauso anche al vice sindaco. E io inviterei per i saluti dell'autorità colei che ha fortissimamente voluto questa serata, che andava a chiudere degnamente, io dico, il settembre lancianese, perché questa è la serata delle nostre tradizioni e non solo, mi permetto di dire, poi lo vedrete voi. E allora invito l'assessore del comune di Lanciano alla cultura, la dottoressa Manuska Miscia. Allora, dottoressa, grazie innanzitutto per essere intervenuta. Noi la ringraziamo moltissimo perché lei ha voluto fortissimamente questa sera e noi siamo qui. Mi sembra che questa sera vada a chiudere, mi permetto di dire, in maniera splendida questo settembre. A lei. Sono stati, grazie innanzitutto per l'invito, grazie all'associazione START che è sempre molto attiva nel riportare al centro le tradizioni. E questa sera noi abbiamo voluto fortemente chiudere questa tre giorni, che poi non è una tre giorni perché si comincia da agosto per poi arrivare al, diciamo, al 16 e anche oltre, con un leggero strascico fino alla fine del mese di settembre con tanti eventi, e questa sera in particolare con un evento veramente forte per la nostra tradizione popolare. Noi durante queste feste abbiamo voluto rimettere al centro la musica e penso che questo sia stato percepito e sia stato apprezzato molto dalla cittadinanza, non solo visto che i numeri sono notevoli. Tra l'altro noi vogliamo ricordare che Lanciano si è candidata ad essere capitale nazionale della cultura per l'anno 2020, per cui tutte le attività, tutte le proposte, tutte le iniziative saranno finalizzate in maniera sinergica a riportare al centro la nostra tradizione. E quindi questo è uno dei biglietti da visita del concerto di questa sera, che sicuramente avrà un seguito per il futuro, appunto per arrivare a questo 2020 fatidico in cui noi veramente rappresenteremo la nostra regione, ci auguriamo, e con le nostre tradizioni, con il miracolo eucaristico, con la musica e insomma con tutto ciò che anche le associazioni, con il teatro, esatto, stavo dicendo proprio quello, delle tante associazioni culturali apportano in termini di valore aggiunto per tutti i cittadini. Quindi vi ringrazio. Bene, no, grazie, buon concerto e grazie ancora per la disponibilità dell'amministrazione per fare questa serata. Grazie a voi. Bene, non mi posso dilungare oltre perché il programma è veramente molto nutrito. Per suggellare questa serata abbiamo chiamato qui un coro pluridecorato che molti di voi forse conosceranno, perché qui a Lanciano ha vinto diversi premi, ma non solo a Lanciano. Io ho qui un curriculum veramente straripante di appuntamenti e di onorificenze che questo coro ha collezionato. Vi dico solamente qualche nota. È nato nel 2010, è composto da più di 40 elementi,
ha vinto, come vi stavo dicendo, diversi premi, ma veramente prestigiosi ed importanti. Quel che mi piace sottolineare è che nel gennaio 2016 ha tenuto un concerto straordinario proprio qui alla Cattedrale della Madonna del Ponte a chiusura delle festività natalizie, e nel maggio 2016 il coro ha inciso il suo primo CD prodotto appunto dall'Associazione Culturale Musicale Start di Fernando Rosato. Ovviamente un CD dove c'era il meglio delle canzoni nostre abruzzesi. Il coro ha la sua, diciamo così, la sua maestra, che è colei che ha portato a questi successi questi 40 elementi. Chiamo sul palco la maestra Rosanna Meletti. Allora, io per non disturbare l'esecuzione dei maestri vi presenterò le canzoni, la prima solo qui dal palco, poi mi farò da parte e sentirete una voce fuori campo. Iniziamo questo concerto di questa sera con un brano conosciutissimo, uno dei canti popolari e abruzzesi più antichi, è talmente conosciuto e bello che non vale la pena di descriverlo. È un brano, pensate, che D'Annunzio ha riportato il testo proprio di questo brano nel Trionfo della Morte, perché è un canto che ha sentito suo, un canto della sua terra, il coro delle ville in tutte le fundanelle. Questo canto farebbe pensare ad una canzone allegra, invece è il lamento di una madre a cui è morta la figlia, e nel dolore ne ricorda i pregi, la bellezza e la dolcezza. Il coro, le voci delle ville in La via me. Yeah.
così bella che quando va la fonte ad attingere acqua, persino il sole ne mette in risalto la bellezza con i suoi raggi più splendenti. L'innamorato la corteggia, dichiarando in tutti i modi il suo amore, un desiderio ardente che tutta l'acqua della fonte non basta a spegnerla. La ragazza però è indifferente, anzi si diverte a far soffrire lo spasimante, è sorda ad ogni richiamo, anche quando tutto intorno a lei parla di questo amore. Sui versi di Nino Saraceni e la musica di Antonio Di Iorio, la voce solista Gianni Di Pretoro, Rosinella, Rosa Maria Cardellini, nella interpretazione di Metè Sete. Le canzoni delle nostre tradizioni e non solo, è venuto il momento di ascoltare una poesia di Modesto Della Porta, Brindisi, nella interpretazione di Nicoletta Di Meo.
tu sentì il maestro della scuola, ta botte de parabole e consigli. Comenze, lo cervello dello figli che sta formata agnello girasole. Tallende una grullata di parole frastiere, l'attavismo, la famiglia. Tatone invece, senza gli la scuola, dice, figli di gatta, sorgi figli. E se spicciava in queste due versite. Madonna me, ma se te vuote donne le vide, ci vuole un libro scritto che la giuette nel valo cardino. Se sa, se vede da che monna e monna che lucerace fa luceracille. Perciò, chi te lo sangue malamente, se può cagnare la sciassa, lo cappello, ma lo cuore combà, è sempre quella. Mo tu li sì, gli gira, vede e sente, e ne conosce. Ci sta certa gente, che mentre ti accarezza, lo più belle, l'ugni arduente scarabelle, e rascica. Ma noi, per la sua mente, noi siamo sempre innanzi, a niena sposa. E a sta bruzzese, gente paesana, gli può mancare, che sacce, che la cosa, niente a dire, l'ambrata natura. Ma te no cuore, che a mezza lupane te le può mangiare perché non ci sta mistura. E mi piace con questo sentimento, sia benedetta a Dio che gliela date. Se veste casa nostra, appena entrate, che prima te può fare un complimento. Subito, vieni cotte, conservate, vecchie nome, raspante, tralucente. La noce, lutarà la fuoco lente, la pizzelluce, la liva curate. Tu, dici sin da ricrea il cuore. Dice, ma tu per pressa sti sciocchezze. Gnor no, non si guarda mai allo valore, sciacci se c'è un ma ti io che la creanza, che la gentilezza che un'altra parte tu non ce li trovi. Siamo fatti a cuscì, caro compare. Che fa che non ci sta tanta quadrina? Lo bagni, o te li fai in mezzo al mare, o te li fai dentro la tina. Quando sta tutto in busta a parappare, che fa che a mezzo palma dalla schiena ci sta la tina e non ci sta il mare? Siamo fatti a cuscì. In chi tre carrini non siamo ricchi, siamo milionari. Gli avastano carofane scarlatte per fare scurda ogni miseria. Una bocca a risa di una giovanetta, un litre, quattro amici e una cantata in un accompagnamento d'organetta. E mi ta beve, che sto monni è bello, e chi ne le capisce in animale? Iamo, bomba, varrendi il suo vocale. Lo vocale, ma poi lo ascende, solo una cosa, che te può fa male. Lucchi mi sta facendo già cappella, ma non me ne importa, schiatta la giocale e schiatta pure e tu ci gridi. Quelli invece te più salute dopo che ha cantato. Perciò, chi te sto cuore, non c'è casa che te può fare una berbandata. A dopo a semenù scappa lo pianto. A dopo a semenù si fa l'amore. A dopo a semenù passa lo canto. Nicoletta Iveo. Riprendiamo il programma con un brano che è un simpatico duetto del coro, un duetto d'amore. Versi di Antonio Fantini, musica di Giuseppe Di Pasquale, Tutzel Amore. Tutzel Amore, 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 Tutzel Amore,
autunno, il cielo è grigio, le foglie cadono, in campagna si lavora per la raccolta delle olive. In questa atmosfera risuona la voce di una figliuola. Questo canto sale nell'aria come un messaggio per l'innamorato. Le foglie cadono come lacrime ed il canto entra nell'anima come un addio. Versi di Cesare De Titta, musica Guido Albanese, voce solista Fabrizio D'Alessandro, il coro Le Voci delle Ville in Lupiande delle Foglie. Thank you.
è una canzone molto conosciuta, tra le più belle del repertorio abruzzese. È un giorno di festa, le campane suonano, ma una ragazza è sorda al loro richiamo, come indifferente alla corte di un giovanotto. Dalla mattina alla sera, questo giovine spasima sotto la sua casa, in attesa di una sua attenzione che non arriva. Cesare De Titta è stato l'artefice, la musica di Antonio Di Iorio per la canzone immortale abruzzese Din Don. Trasgredisco all'impegno preso di non presentarmi durante il concerto, perché questo è un momento particolare. Mi hanno chiesto di presentare e di introdurvi a questa canzone e sinceramente non ho trovato le parole, perché la canzone si presenta da sola. Sentite: ti cerco ora e momento, guarda come sono ridotto per pensare sempre a te. Tu via un appuntamento, date in sonno giorno e notte, ma de botte di nivi. Questi sono i primi versi della canzone Dammi un appuntamento,
non è una canzone qualsiasi, è una canzone che è stata scritta dai nostri, il maestro Mario Bosco, poeta, applauso, e da un altro grande maestro, musicata dal maestro Tommaso Calabrese, applauso. Allora c'è poco da dire, qualsiasi parola apparirebbe banale, c'è solo da ascoltare ed emozionarsi. Dammi un appuntamento. Il vostro applauso per questi nostri due maestri.
il maestro Mauro D'Alfonso e Daniele Iacovella. Sappiate che questa canzone ha vinto nel lontano 1974 il prestigiosissimo premio a Francavilla, la Violetta d'Oro. Non poteva passare inosservato all'associazione START questo episodio, e ha inteso con la sensibilità che contraddistingue Fernando Rosato e il suo gruppo, ha inteso omaggiare coloro che sono gli eredi di questi due grandissimi, grandissimi nostri concittadini. E allora io inviterei qui sul palco il maestro Nicola Calabrese in rappresentanza del papà e la nipote Cristina, perché vogliamo dare un segno del nostro affetto e della nostra riconoscenza a questi due grandissimi lancianesi. Maestro, allora tanti ricordi ci legano al maestro Mario Bosco, che ha fatto tante cose, non le vogliamo neanche dire perché i laccianesi le conoscono molto bene, soprattutto a Natale, ma non solo, lo so, e anche il grande grandissimo Tommaso, il papà. Io solo un ricordo del papà, io i miei ricordi d'infanzia erano legati al cavallo nero, che penso molti di voi ricorderanno, e quell'odore meraviglioso di cuoio, andavo a fare delle vere e proprie aerosol lì nel negozio di papà. Un ricordo di papà, maestro. Il negozio del mio papà, che era proprio situato al centro del corso, era un cenacolo artistico. C'era il maestro Bosco, il maestro Ugo Di Santo, il maestro Mario Lanci, mi avete riportato indietro di 40 anni, ho visto la gestazione di questa canzone, e quindi loro ci tenevano tanto, mi ricordo, tu, ma dobbiamo vincere sta grande, diceva il maestro Bosco, fecero questa canzone perché l'anno prima erano arrivati terzi al Francavilla, e quindi vuol dire che ha la volontà certe volte di fare, di realizzare, e poi porta a traguardi. Beh, anche la bravura, mi permetto di dire. Certo, il maestro Mario Bosco è stato una delle eccellenze poetiche, un artista, un poeta, insomma, di grande fattura. Mio papà era un ottimo, diciamo, artigiano e dilettante di musica, però sapeva suonare molti strumenti. Io ero in conservatorio, ho visto la gestazione di questa canzone e per dire, ma si è anche meravigliato un po'. Perché però, insomma, poi andarono e vinsero quell'edizione. Bene, e io allora invito, ho visto che qui c'è il vice sindaco, già sono pronti, il vice sindaco Giacinto Verna e il presidente dell'ASCOM Allegrino, che vogliono essere, prego, un applauso. Allora, le targhe, prego Fernando, vieni. Allora, queste sono le targhe che l'associazione START dà agli eredi di Mario Bosco e Tommaso Calabrese. A voi, prego. C'è la foto di rito, c'è la foto di rito. Purtroppo vi devo congedare perché lo spettacolo e il concerto incombono. Grazie ancora, grazie. Allora, adesso un omaggio a Napoli. Inizia un tour de force con Voce e Notte, composta nel 1903
Il testo racconta di un uomo recatosi sotto il balcone della donna da lui amata per dichiararle il suo sentimento. Non a caso si tratta di un componimento dal contenuto puramente autobiografico. Infatti l'autore all'età di 25 anni si era invaghito di una certa Anna Rossi, la quale per volere dei genitori andò in sposa a Pompeo Corbara, un facoltoso commerciante 75enne. Ma dopo la morte di quest'ultimo egli poté infine prendere la ragazza come moglie. Sui versi di Edoardo Nicolardi e la musica di Ernesto De Curtis, le voci soliste Daniele Di Nunzio e Gioia Granata, voce e notte. Mille la norme, grazie.
senza dubbio la più celebre canzone napoletana e al tempo stesso una delle più evocative icone della cultura italiana. La musica fu composta nel 1898 da Edoardo di Capua durante un viaggio in Ucraina su dei versi che a Napoli furono del poeta Giovanni Capurro, che gli aveva affidato prima della partenza. Si racconta che un giorno di Capua, vedendo il sole del Mar Nero riflettersi sulla finestra dell'albergo, preso dalla nostalgia per il suo sole napoletano, trovò l'ispirazione per comporre il tema centrale della famosa melodia. I versi di Giovanni Capurro, la musica di Edoardo di Capua, le voci soliste di Daniele Di Nunzio e Gioia Granata in O Sole Mio. Oh,
iniziamo questo nostro viaggio nella Napoli della poesia e della canzone con un brano straordinario che fu cantato per la prima volta nel 1950 da Giorgio Consolini alla festa di Piedigrotta. La canzone racconta la tristezza di un uomo innamorato che alle 3 di notte vaga per la strada sperando inutilmente di vedere la sua amata. I versi sono di Vincenzo De Crescenzo, la musica del grande Antonio Vian, voce solista Daniele Di Nunzio, a voi Luna Rossa. Oh,
riesco un attimo solo per dirvi che sono ambasciatore della partecipazione e della commozione di Cristina, la nipote del maestro Mario Bosco, mi ha pregato di non parlare qui sul palco perché era visibilmente emozionata per i tanti ricordi che gli abbiamo suscitato con questa celebrazione. E ringrazio ovviamente Fernando Losato, tutti quanti noi, ma siamo noi a ringraziare lei per la sua partecipazione e perché è stata ed è l'erede di questo grande lancianese. E poi vorrei salutare, mi dicono che è qui tra noi il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, lo salutiamo con un applauso, grazie, buonasera, lui ci ha portato dei concittadini troppo bravi. Stavo commentando qui dietro le quinte, non è un coro, è un'orchestra intera, sono veramente meravigliosi, è vero? Noto che siete un po' timorosi negli applausi, ma vi rassicuro, fanno piacere, quindi fatene uso sfogato. Va bene, chiedo scusa, mi ricompongo. Allora, ritorniamo in Abruzzo. Le ragazze anticamente non avevano la libertà di uscire quando volevano. Che fortuna. Potevano andare alla fonte ad attingere acqua. Gli appuntamenti amorosi quindi spesso avvenivano alla fontana. T'aspetta la fontana, Cugitì, perché stu cuore te vo bene assai. E Sinde vide più che ne può campare, chiedo scusa per il mio pessimo abruzzese, sui versi di Gileno e la musica di Verrocchio con l'arrangiamento di Hernani Catena, t'aspette Cugitì, voce solista Daniele Di Nunzio. No!
Ritorniamo alla lirica, alla grande lirica, con una poesia di Modesto Della Porta, Matrimonio d'amore, nell'interpretazione di Nicoletta Di Meo. Visto che tutti i canti recitano l'amore, questa poesia inizia con un proverbio che usate anche qui a Lanciano, credo. Si sagnava, cadai, dai e dai, la cipolle duendi gai. Ecco ci fu. Un povero cocchiere, che da 3 anni steva che la casa, tenne la signorina bocca e naso. S'è innamorata. Non c'è nessuno sospiro, fin tanto che gli si ingalleni venne e gli disse, uè, ti vuoi bene? La signorina non gere tanto male, soldi non se ne parla, che la pale, però tiene un piccolo difetto che a mezza e mezza l'aveva rovinata. A nocchi in giovedì e ricicata. Perciò, sentendo fatto lo progetto, non si offendeva, non si fece maraviglia. E poco dopo ne parla in famiglia. La figlia a me per sposa un cucchiere, fece la mamma. Ma li stava a dire? Lo padre, invece, che tenne più tante, gli rispondeva. A che serve il suo disprezzo? La mercia variata a metà prezzo. La figlia nostra è una cataratta. Colui è bello, ma sta a mano a Cristo. E falle sposà, la nobiltà s'acquista. Sposà, che lo cucchiere nelle guande bianche pare un professore. E ogni tanto baciava l'occhio cieca la signora. Madonna me, ma bacia sta trullata, face la moglie. Non, succhi cecate, i questa gli bacia. Perché a storia se su chi che risana vede buona, gli stessa ancora bassa per garzone. Nicoletta Di Meo. In questo coro ci sono tante voci, ma una in particolare è tra le più belle. Quando canta questa canzone in particolare sa esprimere tutta la disperazione di una donna per la scomparsa del proprio marito che la costringe alla più completa solitudine. L'autore è ignoto e i versi sono stati raccolti da Luigi Anelli. La voce solista è Gioia Granata. E il brano è Lamento di una vedova. Oh,
questo è un canto popolare abruzzese molto conosciuto. La fiera è sempre stata un momento di grande importanza per i nostri paesi. Lo è oggi, ma lo era maggiormente un tempo, perché creava movimento di merci e di persone e si creava l'occasione per i giovani di incontrare delle belle ragazze, l'amore della loro vita, come succede al protagonista della nostra canzone, che rincorre una giovane di fiera in fiera e la conquista finalmente ad Ortona. Versi e musica di Guido Albanese, la voce solista Gianni Di Pretoro, il coro folk Le Voci delle Ville in Alla Fiera di Lanciano. Questa canzone, il coro Le Voci delle Ville vuole dedicare uno speciale riconoscimento a tutte le nonne e a tutti i nonni, queste persone che tante volte vengono messe in un angolo e forse qualche volta colpevolmente dimenticate. La canzone narra di un rapporto dolcissimo che si instaura fra una nonna
e un nipote. Versi e musica di Agnello Polsi, voce solista Daniele Di Nunzio, la canzone di Non. Siamo alla conclusione di questa serata e non poteva non esserci un omaggio a due grandi firme ortonesi che hanno dato vita alla canzone che ha fatto conoscere il folklore abruzzese nel mondo. Se cerchiamo su internet notizie su questo brano, vediamo che viene presentato come l'inno d'Abruzzo. Nacque nel 1922, l'anno della canzone più celebre di Guido Albanese, e la composizione che ha dato notorietà internazionale a lui.
Nell'aprile del 22 fu presentata al concorso regionale per la festa delle canzoni a Lanciano e addirittura, udite udite, non venne premiata. Si narra che Albanese, che si trovava a Roma, prese male la bocciatura e scrisse al sindaco di Lanciano, l'avvocato Enrico Dovidio, dicendo: vola vola, volerà. Versi di Luigi Don Marco, musica di Guido Albanese, vola vola vola. Sempre gentilmente mi vuole con sé, e anche il coro della persona della maestra Rosanna Meletti, che pretende sempre la mia ingombrante presenza. E grazie, è un onore sempre stare con voi. Concludiamo questa serata, e non potevamo fare diversamente, con un brano che è più famoso non si può. È un brano che io amo tantissimo e mette a durissima prova, qui i maestri mi potranno dare ragione, mette a durissima prova il coro, perché è un coro, diciamo così, come diceva il suo autore, semimuto, a bocca chiusa, con un lamento struggente che ha percorso tutto l'Ottocento ed è arrivato fino a noi. Impressionante per la sua tragicità e emozionante per i suoi versi. Quel che mi dolgo è che una parte politica qualche anno fa se ne voleva appropriare
come inno per sé. Questo è un inno di tutti gli italiani, è l'inno per eccellenza, con buona pace di Mameli. È ovvio che io mi stia riferendo al grande, grandissimo brano del Va pensiero di Verdi del Nabucodonosor. Allora qui mi preme solo dirvi una cosa, che potete apprezzare la grandezza del coro, perché qui, mi corregga se sbaglio, correggetemi se sbaglio maestri, l'equilibrio è tutto. Senza questo equilibrio non si può cantare il Va pensiero. Allora noi vi abbracciamo idealmente e vi lasciamo tra le struggenti note del Va pensiero di Verdi. A voi! Thank you.
Sara. Grazie, grazie veramente a voi tutti per questa sentita partecipazione. Speriamo di rivederci qui l'anno prossimo. Se continuate ad applaudire, forse strappo anche un bis. Questa splendida serata l'avvocato Francesco Angelucci. Grazie Francesco, detto che lo rubiamo, gli diamo la cittadinanza onoraria. Onoratissimo, onoratissimo. È sempre un piacere stare grazie con voi. A Fernando, grazie a Fernando, che veramente alla sua associazione che serata. Fa. E se avete sentito bene, un ringraziamento particolare ai nostri fonici, sì. Ad Antonio Di Donato e la grazie, grazie, che lavorano lì grazie. Dietro. Ma lo facciamo un bis, maestra? Beh, avete delle preferenze? Esprimetevi. Mare nostre, mare mai. Va bene, l'abbiamo capito. Va bene, maestra. Grazie. Deliziateci ancora. Grazie, buona serata a voi tutti. Grazie ancora. Thank you.
l'anno prossimo! Vai, 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 vai